Marica il Tibet, i sindacati, Lega Ambiente, decine di associazioni in piazza oggi per questo accordicchio di Parigi. Sì, oggi in realtà non soltanto a Roma ma in moltissime città del mondo c'è la Climate March, la marcia dei popoli, proprio per sottolineare che le soluzioni che bisogna adottare per far fronte al cambiamento climatico non sono timidi correttivi ma è un ripensamento globale del modello economico, del modello energetico, della forma attraverso cui appunto si decide di orientare un'economia. È importante ribadire quindi che bisogna cambiare il sistema per non far cambiare il clima. Oggi a Parigi purtroppo la manifestazione non si è tenuta, dobbiamo ricordare anche alla politica che il cambiamento climatico causa più morti del terrorismo, 600.000 le persone morte negli ultimi 20 anni per eventi estremi dal punto di vista climatico. Si sta discutendo adesso di sottrarre dal patto di stabilità tutto ciò che riguarda le spese di sicurezza, ecco, noi ribadiamo con forza che bisognerebbe sottrarre dal patto di stabilità tutto ciò che riguarda la tutela ambientale, la giustizia ambientale, la transizione di modello verso un modello decarbonizzato che quindi riesca anche a far fronte all'emergenza climatica che, ricordiamoci, non lo diciamo noi, lo dice la scienza, a partire dall'IPCC è la più grande emergenza che l'umanità si trova ad affrontare in questo momento, non dobbiamo dimenticarlo. La manifestazione di oggi ci dice che c'è una grande attenzione, c'è una grande attenzione dei cittadini, ma è cambiata anche la sensibilità da parte di molte istituzioni e molti governi. Domani si apre la COP21, quindi il summit delle Nazioni Unite a Parigi per provare a trovare un accordo su come si possono mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, come si possono ridurre le emissioni di CO2. Noi aggiungiamo anche come si debbano eliminare i sussidi alle fonti fossili che oggi libererebbero 1.800 miliardi di risorse per intervenire nei paesi in via di sviluppo ma anche nei paesi che hanno bisogno di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'Italia è uno di questi, basta pensare ai disastri che le alluvioni ormai in tutte le stagioni provocano nei nostri territori. Oramai siamo arrivati a un livello drammatico di insostenibilità e a Parigi si devono prendere decisioni impegnative per tempi rapidi, per obiettivi che blocchino il riscaldamento del pianeta. È un'emergenza, è la priorità. Ci sono altre emergenze, ma questa, sebbene meno visibile, è la più grande emergenza che abbiamo.